Una buona serata, buon mercoledì, in una giornata che non è quella consueta dedicata a Proteromo, ma le esigenze di Serie B ed Empoli-Pescara di ieri sera ci hanno fatto slittare di 24 ore, allora siamo praticamente a metà del guado tra Monopoli e la Casertana. Però insomma faremo una valutazione di quello che è il momento in casa biancorossa. Intanto si sta giocando Atalanta-Napoli, che però è 1-0 in favore degli orobici, gol di Zapata. Dicevamo, faremo un po' un riassunto di quanto è accaduto e di quanto potrebbe accadere. Faremo qualche passo indietro per vedere insomma il bilancio di questo ultimo scorcio di 2020 e primo del 2021. Lo faremo con tante immagini, con la possibilità di vedere anche dei dati, delle statistiche di quello che è successo al Bonolis domenica pomeriggio. Ringrazio chi ci seguirà e chi magari ci scriverà al 392-623-7060, WhatsApp, SMS. Soprattutto do la buona serata agli amici che mi accompagnano anche questa sera. Tre sono soliti: Francesco, Ania e Andrea. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. E poi saluto e ringrazio particolarmente Andrea De Loiso. Ciao Andrea, collega di Vera TV. Ciao Andrea. Ben rivisti. Ben rivisto anche a te, Andrea, che potete seguire con il format A Casa del Diavolo, che tratta proprio dell'argomento Teramo il lunedì sera. Oh, ragazzi, cominciamo a fare una disamina partendo dalla classifica del campionato di Serie C, Girone C. Innanzitutto possiamo dire tranquillamente che oramai si lotta per il secondo posto, perché la Ternana, battendo proprio la Casertana 5-1 lunedì sera, è andata via. Il Teramo sale di una posizione a quota 34 punti dopo il pareggio contro il Monopoli di domenica. E allora a questo punto, Francesco, comincio da te, perché poi ti faccio vedere anche alcune cose. Ti chiedo se quelli contro il Monopoli possono essere derubricati come due punti persi o, siccome la partita è stata, specie nel primo tempo, molto difficoltosa, un punto guadagnato. Intanto permettimi, volevo ringraziare il presidente del Teramo Iachini e i colleghi presenti allo stadio e anche quelli non presenti, per il saluto di bentornato che mi hanno dedicato. Vero, ma è stato fatto tutto con molto, molto piacere. Con la voce dello speaker Marco Francio, ancora un grazie di cuore, ovviamente particolarmente gradito dire che un grazie di cuore biancorosso. Giocando in casa verrebbe da dire che sono due punti persi. Per come è stata la partita, diciamo che è un punto che sei costretto ad accettare, perché tra l'altro il Monopoli era andato pure in vantaggio e perché non è che hai creato tante occasioni da gol. È stato un Teramo meno brillante del solito, evidentemente c'è delusione, anche perché dopo la prova gagliarda, veemente, con la vittoria preziosissima contro il Bari e dopo il buon pareggio di Foggia, ci si aspettava forse qualcosina di più, anche se pure a Foggia, come abbiamo detto la settimana scorsa, anzi almeno in Foggia il Teramo la partita l'aveva fatta di più, aveva tenuto palla, aveva cercato con più insistenza di trovare la via del gol, non riuscendoci. Sicuramente, al di là dei meriti dell'avversario, e torniamo alla gara con il Monopoli, anche per propri demeriti, e poi approfondiremo nel corso della trasmissione. Assolutamente. Andrea De Aloisio, perdonatemi, questa sera devo sempre specificare il cognome perché altrimenti rischiamo di fare confusione. Andrea, vengo da te. Scusa Jacopo, sì. Vai per altezza. Andrea 1, Andrea 2. Vabbè, se no allora vai per bassezza. Andrea 1, chi vedete inquadrato, e quell'altro Andrea 2. Andrea 1, se qualche centimetro in più, a chi li stiamo lì, capito? Ma è Andrea 1, Andrea 2. Tu vuoi andare per centimetri perché insomma, essendo di statura elevata, così parlerai sempre per primo. Sempre per primo, Francesco.
Oh, Andrea, vengo da te perché anche a te chiedo, insomma, se la partita di domenica che abbiamo visto, con un primo tempo forse uno dei meno lucidi del Teramo in questo frangente, anche in tutta la stagione, partendo da questo presupposto, come va visto questo pareggio? Alla luce, a te allargo un po' la domanda, alla luce di un periodo dove, vittoria con il Bari a parte, non è che siano arrivati risultati da ricordare, ecco. No, assolutamente no. Il campionato del Teramo lo si può tranquillamente dividere in due blocchi, le prime 11 giornate di campionato e le successive 12 fino ad oggi. Nelle prime 11 giornate si è arrivata alla vigilia della partita di Terni, subito dopo il recupero con il Foggia, che eri soltanto a 4 punti, avevi subito soltanto 4 gol, eri a 23 punti in classifica e lottavi per il primo posto praticamente a Terni. Da lì in poi il Teramo in 12 partite ha collezionato soltanto 11 punti, pochi soprattutto in rapporto a quello che aveva fatto vedere prima, pochi anche perché per il gioco espresso e anche per i risultati ottenuti. Non solo, considerando anche un po' i dati effettivi di questa squadra, considerate che nelle prime 11 giornate il Teramo aveva subito soltanto 4 gol, la difesa quindi sugli scudi nel senso positivo proprio per la squadra teramana, poi però nelle successive 12 giornate di gol ne ha subiti ben 14, quindi insomma c'è un abisso anche in fase difensiva, al di là dei tanti problemi già evidenziati in fase di attacco che poi fanno la differenza anche un po' con un cammino che sarebbe potuto essere sicuramente più lusinghiero. Le problematiche del Teramo ci sono tante, le potremo tranquillamente analizzare anche questa sera, così come fate normalmente voi al martedì sera. Io credo però che al di là di tutto le problematiche vadano ricercate anche al di fuori del campo, perché se andiamo un po' a vedere le scelte di Paci, spesso tra virgolette imposte da determinate situazioni, sono scelte che sono state obbligate soprattutto da scelte contingenti fatte dalla società. Mi vengono in mente per esempio i casi Piacentino e i casi di Akitè, tra l'altro caso Piacentini in un periodo del campionato in cui il Teramo ha dovuto fare a meno non solo di Piacentini nel reparto difensivo, quindi con grosse difficoltà per lo stesso Paci. Il caso di Akitè, ora tra l'altro bisognerà anche recuperarlo, perché il Akitè che abbiamo visto in campo domenica certo non è il Akitè che ci ricordiamo delle prime giornate, quindi probabilmente ancora dal punto di vista mentale deve essere recuperato il giocatore. Le imposizioni degli under, del minutaggio, perché ricordiamoci che quest'estate il discorso minutaggio non fu manco toccato, piano piano andando avanti dopo la partita di Terni è uscito prepotentemente con, diciamo, la volontà di portare più giovani possibili in campo, ma mi vengono in mente anche tanti altri problemi. L'attaccante non preso nel mercato di febbraio, che è un problema in più per Paci. Cioè, mi sembra, facendo un parallelo un po' con un altro sport, con l'atletica, un atleta che fa i 100 metri, bravissimo nei suoi tempi, che però a un certo punto gli dicono: oltre a fare i 100 metri devi cominciare a fare con gli ostacoli, è un 100 metri ostacoli per intenderci. È chiaro che il tempo finale non sarà quello un 100 metri lineare, perché con gli ostacoli ci sono delle difficoltà. Credo quindi che tante problematiche vengano fuori proprio da queste situazioni. Non ultima, vorrei ricordare che il Teramo ha ben 9 giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno, e se non ci si affretta un pochettino ad affrontare queste problematiche, i giocatori anche involontariamente con la testa cominciano a pensare un po' alla prossima stagione. E quando parliamo di 9 giocatori in scadenza, parliamo di gente come Lewandowski, come Bombaggi, come Costa Ferreira, come Ilari. Guarda caso, tra l'altro, Bombaggi, Costa Ferreri e Ilari sono i 3 giocatori che componevano il 4-2-3-1 iniziale, erano i 3 proprio davanti all'attacco ed erano quelli che ti hanno risolto tante partite, sia nella proposizione del gioco e sia nella finalizzazione del gioco. Insomma, io credo che la situazione attuale, cioè la situazione delle ultime 12 giornate, è figlia non solo da eventuali condizioni dei giocatori, problematiche tattiche, quello che volete voi, insomma, condizioni fisica, perché tra l'altro ci dobbiamo mettere anche che questo Teramo probabilmente ha fatto una partenza volutamente molto sparata per poi però purtroppo bloccarsi, come è successo dopo Terni in poi. Però le problematiche secondo me vengono anche dal di fuori, problematiche che hanno quantomeno complicato il lavoro di Paci e della squadra. Chiarissimo, Andrea, peraltro io su molte cose, quelle che riguardano la gestione, sono perfettamente in linea con te, perché poi si possono fare tanti discorsi di tipo tattico, di tipo tecnico, però poi in realtà in campo ci vanno
delle persone, e quindi è evidente che, certo, il discorso gestionale non può prescindere da quella che è la situazione. Francesco, tra un po' andiamo anche sulla parte più specificatamente legata alla partita, però io da Andrea Costantini e Ania volevo un commento su quello che hanno detto Andrea poco fa sulla parte gestionale. Anche secondo voi alcune situazioni, come io credo, possono aver influito o possono influire, oppure no? Assolutamente sì, ma dopo tutto lo abbiamo detto nelle scorse puntate, io ho molto posto l'attenzione sulle due vicende, e peraltro chiesi anche a Sandro Federico, quando fu ospite qualche settimana fa, se la vicenda Piacentini, allora non era ancora esploso il caso, se lo vogliamo chiamare così, di Diakité, però chiesi a Sandro Federico se quella vicenda ha inciso o no all'epoca, insomma lui cercò un po' di parare il colpo, ma sembra evidente che così è stato, almeno per quanto mi riguarda è evidente, perché quello che poi ha sottolineato Andrea, ma che abbiamo detto anche nelle precedenti puntate, anche nell'ottica della programmazione per il prossimo anno, avere questi giocatori in scadenza, se non dimostri loro che in loro credi e non fai una proposta all'altezza della situazione, è difficile che da loro si possa chiedere il 110%, il buttare il cuore oltre l'ostacolo. Se ci sono delle gestioni di alcuni casi fatti in un certo modo, e laddove viene fuori che sì, la società cerca di fare i suoi interessi, però anche a costo di andare a incidere, a intaccare sul risultato che viene fatto in campo dai giocatori, allora il giocatore può rischiare di demotivarsi, non solo chi subisce quel provvedimento, ma anche i compagni che vedono che i sacrifici che vengono fatti, che devono portare a un risultato, poi sembra che passino in secondo piano. Quindi qualcosa comunque nella testa dei giocatori è successo anche in virtù di queste dinamiche, e non c'è dubbio che se questa squadra, come abbiamo detto domenica scorsa, ha vinto una partita in 3 mesi, evidentemente, come le cose andavano benissimo, strabene, fino alla partita con la Ternana, da quel momento in poi ben più di qualcosa si è inceppato, altrimenti una squadra che fa quell'inizio di stagione, che ha dei valori intrinsechi davvero notevoli, non per vincere il campionato ma per essere lì in alto, non può vincere soltanto una partita, peraltro lo ribadiamo, contro una squadra forte, ma che era talmente malata che ha combinato successivamente dei disastri e ha cambiato allenatore, è stato presentato, sì, Massimo Carrera. A proposito, in bocca al lupo anche a Gianluca Colonnello, che è un abruzzese che farà parte dello staff, continua a essere il vice di Carrera, sarà dunque vice allenatore del Bari. Tanto ci continua a scrivere, io segno, ovviamente, se vedete i messaggi passare che non rispondiamo subito, io provo a mettere, insomma, a prendere degli appunti, poi rispondiamo di volta in volta. Infatti il messaggio precedente, non quello che è scomparso poco fa, ma il messaggio precedente, Ania ci dice: ma Di Francesco, non Francesco che è in linea con noi, Davide Di Francesco, che fine ha fatto? In realtà questo apre un fronte che non riguarda solo Di Francesco, riguarda una serie di giocatori che, io mi permetto di dire, appaiono e scompaiono nel Teramo, cioè giocano una, due partite, poi per 10 non li vedi più. Poi saranno gli infortuni, saranno quello che vuoi, saranno scelte tecniche, però è evidente che ci sono stati dei giocatori che sono apparsi e scomparsi, e poi riapparsi magari di nuovo. Facevo il conto ieri con Kerematenga, sono 27 adesso i giocatori in rosa. 27 adesso i giocatori in rosa nel Teramo, compresi anche gli infortunati ormai purtroppo storici, quindi i lungodegenti come Lasic e Minelli. Comunque... 25. È una rosa, dai, mettiamo 25. Esatto. È una rosa, diciamo, corposa, piena, giusta per affrontare un campionato e cercare, insomma, di giostrare al meglio le rotazioni. Però è evidente, come dicevi anche tu, ma è evidente anche, insomma, da inizio campionato, quanto queste rotazioni effettivamente ci siano poco, perché Paci evidentemente si fida soltanto di un blocco di giocatori e con quel blocco di giocatori vuole andare avanti. Credo si affida a
quel blocco di giocatori, perché magari certi più esperti o magari i giovani che possono dare un po' più di concretezza, di affidabilità, possono garantire anche di a raggiungere il posto più in alto in classifica per quanto riguarda l'accesso ai playoff. Non so quanto questo obiettivo possa essere invece raggiungibile se Paci dovesse aumentare il livello delle rotazioni, perché è altrettanto evidente quanto un certo numero di giocatori per esperienza o comunque per qualità, per doti personali possono garantire un determinato rendimento. Altri, come non lo so, ad esempio un Trasciani, ma non per citare Trasciani e le sue qualità, ma per dire l'esperienza che manca a Trasciani, che può mancare a Di Francesco, che può mancare per certi versi a Cappa, che può mancare adesso un Bellucci che è arrivato, cioè un determinato altro blocco di giocatori. È chiaro che poco si sposa con cercare di arrivare il più in alto possibile, come anche il direttore Sandro Federico a TV6 ha ribadito nelle scorse settimane, e quindi bisogna fare una scelta: si vuole fare minutaggio o si vuole centrare il terzo posto in classifica? Per cercare di portare avanti entrambi gli obiettivi serve equilibrio, serve fare rotazioni in maniera oculata, intelligente, per cercare per l'appunto di perdere meno punti possibili. Tra l'altro, collegato al discorso della gestione, se mi permetti Jacopo, sì, do un altro spunto che è un po' passato sotto traccia. Quando inizio campionato erano aperte le vertenze economiche di quei 7-8 giocatori che erano appunto in vertenza con la società per gli stipendi COVID. Insomma, esatto, di marzo-aprile, vertenza che poi i giocatori hanno alla fine tra l'altro vinto, quindi un paio di mesi fa davanti al collegio arbitrale. Lì la gestione è stata, secondo me, ottimale, perché Paci e lo spogliatoio, anche immagino col direttore Sandro Federico, sono riusciti a fare gruppo e a cercare appunto di tenere fuori questo conflitto che c'era con la società, quindi comunque un conflitto interno all'interno del Teramo, e dare il massimo sul campo. Poi le altre problematiche di gestione che si sono presentate, probabilmente non è stata così ottimale la gestione, se poi ci sono state anche dei riflessi sul campo, perché mi viene difficile pensare che la gestione di Piacentini non abbia avuto riflessi sul campo, la gestione di De Chieter non abbia avuto riflessi sul campo. All'interno dello spogliatoio comunque i giocatori si parlano, quindi è normale che si creino comunque delle fazioni, dei gruppetti, e poi ognuno può cercare di prendere la parte dell'uno o dell'altro, del giocatore o della società. Ma Di Matteo, unico giocatore a non fare minuti, il più forte a mio parere, ci scrivono, peraltro anche sulla nostra ditta Facebook, Silvano, c'è scritto, metteteci anche l'avvertenza che riguarda Luca Di Matteo, che non ha fatto neanche un minuto, e non credo da qui alla fine, poi per smentirci domenica può succedere di tutto, eh. Può succedere domenica di giocherà. Che se si dice no, Di Matteo non giocherà più, domenica prossima gioca, però insomma. Vabbè, quello di Di Matteo è un caso a parte. L'analisi che faceva Ani è perfetta, ma quello di Di Matteo è un caso a parte. Io non lo metto tra le tante stranezze, chiamiamole così, di questa. Perché mi risulta che è un caso a parte e non aggiungo altro. No, chi vuole capire, ci dici che è un chi vuole capire, siamo curiosi. Chi vuole, chi, non va a finire di non capire pure tu. Io non lo voglio dire perché è un caso a parte. Lo avreste dovuto capire, lo avranno capito tutti, perché c'è un precedente tra Di Matteo e la società. Ve lo ricordate? Sì. Ah, e allora. Sì, vabbè, no, questo era chiaro. Ah, no, pensavo chissà cosa. E allora è inutile che. No, ho capito perfettamente. Per come la vedo io, posso anche sbagliare, però credo che è inutile che ci si interroga. Su Minelli e l'ASIC, a me non voglio polemizzare con nessuno, ma fino a qualche mese fa, diciamo, sì, dopo il primo mese e mezzo di. Giustamente di quando non sono poi arrivati i risultati come ne avrà parte, si è cominciato a risentire il nome di Minelli è ancora infortunato e c'ha il contratto ancora per il prossimo anno, e tra l'anno scorso e quest'anno, se sommiamo tutte le volte che ha giocato, credo che a 90 minuti non ci sia arrivato, ma comunque fosse arrivato pure a 180, praticamente non ha giocato mai, e mi verrebbe da chiedere se stava bene quando è arrivato qua. Mi voglio augurare di sì, perché per fare un contratto triennale
se no vuol dire che si torna ai discorsi della passata stagione, quando sono stati elargiti in modo totalmente errato, non voglio usare altri aggettivi che potrebbero offendere, milioni su milioni a molti, scusami, centinaia e centinaia di migliaia di euro che poi hanno fatto i milioni, come somma a molti giocatori. Ti posso far vedere una cosa? Ti posso far vedere una cosa? No, cambiamo argomento, perché come vedi è sullo schermo da un po' di tempo. Entriamo un po' nella parte tattica, perché ne abbiamo parlato ieri e te, e tu volevi analizzare meglio quella che è stata la partita con il Monopoli. Ti faccio vedere dove si è passato la palla il Teramo. Guarda qua. Che mi dici? Perché poi in realtà dopo la partita si è parlato molto di stanchezza del Teramo, che arrivava da tre partite, ed è giusto. Il Monopoli in effetti non aveva giocato il turno infrasettimanale, ed è altrettanto giusto. E che questo potesse più o meno diciamo giustificare un risultato che, tutto sommato, alla vigilia, probabilmente per il valore del Teramo e quello del Monopoli, non ci si aspettava, si aspettava un risultato magari migliore. Ma ti faccio vedere perché, in che cosa probabilmente Paci, e non solo lui, anche Pinzauti, hanno detto alla fine della partita: il Monopoli ha giocato dietro la linea della PAL, si è solo difeso, cosa che a noi non è sembrata minimamente. Però poi forse abbiamo, giustamente, in uno spirito critico, bisogna anche cercare di dire: beh, forse va vista meglio la partita. Io l'ho rivista e ti faccio vedere in che cosa si concretizza l'atteggiamento del Monopoli in un'attesa e riconquista del pallone. E chiedo anche l'ausilio di Andrea De Aloisio. Probabilmente, Andrea, Paci intende questo, cioè quando il Teramo gira palla dagli attaccanti, eccoli qua, gli attaccanti sono già all'interno della tre quarti, sarà una costante, perché poi vedremo come durante lo sviluppo delle azioni mancate del Teramo gli attaccanti sono perennemente, Bonino e Starita, all'interno della propria tre quarti. Appena il Teramo prova a verticalizzare, l'aiuto che danno gli attaccanti ai centrocampisti porta a questa situazione qua, una specie di 4 contro 2, 4 contro 1, 3 contro 1, che in effetti poi non permette di manovrare come ci si attende. Scusami, aggiungi che la linea di difesa dei difensori e la linea di centrocampisti, già lo si è visto qui, ma ci sono tante altre immagini, erano molto vicine le due linee, quindi era difficile manovrare come magari il Teramo abituale. Sì, io do molti meriti al Monopoli più che dei meriti. Ecco, qui volevo arrivare. Come la vedo io, che meriti del Teramo sono? Non hai un attaccante, lo vediamo a tutti i livelli, che significa avere un attaccante, un centravanti. Ecco, io lo voglio chiamare come si chiamava una volta, perché quello che c'è dentro all'area di rigore, un centravanti che certamente non fa 15-20 gol, perché altrimenti non viene a Teramo, perché costa una barca di soldi, ma che comunque aiuta la fase offensiva della squadra. E poi giocatori che sono bravi, ma che quando arrivano ai 20-25 metri tendono anche il tiro. Qui, eccetto ultimamente, qualche volta nel corso della stagione, Costa Ferrere e credo Bombaggi, il resto nessuno tira. È difficile poi scardinare squadre che tatticamente sono messe bene in campo. Assolutamente, va bene. Io... meriti e demeriti. Poi ti porterò del Monopoli meriti, ti porterò a cambiare giudizio. Ti porterò nel corso della serata a cambiare giudizio, ma ci arriviamo un po' alla volta. Va bene. Un po' alla volta. Io volevo da Andrea una valutazione su questo che abbiamo visto, perché poi vi farò vedere altre immagini per dimostrarvi che in realtà il Monopoli non è che si è chiuso, ha corso di più, no, che è una cosa diversa. Esatto, è vero, Andrea? Esatto. Sì, confermo, è la stessa impressione che ho avuto io, era una squadra molto dinamica, veloce e con delle ripartenze.
le partite si preparano, si studiano, e così è stato fatto a Monopoli, come giusto che si faccia quando bisogna preparare le partite, studiare le caratteristiche dei giocatori del Teramo, quello che ha fatto il Monopoli, andare a chiudere al momento giusto e andare con delle ripartenze. Io, tornando proprio sulla disamina fatta da Paci, che secondo lui il Monopoli ha pensato solo a difendersi con una linea difensiva molto bassa, vi aggiungo che lunedì sera l'ho avuto tra l'altro ospite nell'ambito delle rotazioni, sì, televisive, proprio in A Casa del Diavolo, e anche lì lo abbiamo sollecitato proprio su questo aspetto, perché ha ribadito un'altra volta anche in quel caso che per lui il Monopoli era venuto soltanto a difendersi, il Teramo contro squadre che badano solo a difendersi non riesce a esprimersi. Io sinceramente questa impressione, vedendo attentamente un po', come abbiamo fatto tutti, chi allo stadio e chi da casa, la partita, questa impressione non l'ho avuta. Mi è sembrata anzi una squadra molto quadrata, che sapeva quello che voleva. Se poi andiamo a vedere anche le azioni da rete, io sinceramente qualcosa in più l'ho visto da parte del Monopoli rispetto al Teramo, che al di là dell'azione del gol e qualcos'altro, grosse occasioni non l'ha create. Ma qui torniamo ai soliti problemi, anche quelli evidenziati giustamente da Francesco, cioè la mancanza dell'attaccante. Permettetemi di dire soltanto una cosa e ricordare una cosa: è vero che a gennaio è difficile trovare l'attaccante che ti possa risolvere, però voglio ricordare che questo stesso direttore sportivo 2 anni fa a gennaio portò Saveriano Infantino, quindi i giocatori si trovano volendo, anche senza spendere tanto, perché quell'anno lì, lo ricordiamo, insomma, era un anno particolarmente difficile della gestione, certo, Campitelli, quindi non credo che sia spesa una cifra enorme stratosferica per quell'Infantino in quell'annata. Oddio, l'ex presidente Campitelli per l'attaccante, questo sì, questo sì, questo è vero, scrupoli, un occhio di riguardo ce l'ha avuto sempre, è vero, sì. Ecco, cioè, diciamo anche questo, nel senso che se si doveva spendere 5 e però di mezzo c'era l'attaccante, e a 7 magari si arrivava, magari per un centrocampista. Sì, questo proprio per far capire che a gennaio, volendo, l'attaccante si trova senza neanche svenarsi. Certo, qualche cosa dovrei pure spendere. E il discorso è un altro, perché non c'era la volontà di prenderlo, ma questo è risaputo, non lo scopriamo certo questa sera. C'era la volontà di fare un mercato diverso da quello magari ipotizzato dalla piazza, cioè quello di portare un attaccante a colmare le lacune di questo gruppo. Anzi, le lacune erano due, per fortuna il terzino destro almeno è stato risolto come problema proprio con il ritorno a Teramo, però fondamentalmente se c'era volontà si poteva anche trovare un attaccante, cioè io assolutamente non lo vedo come una cosa così difficile solo perché stiamo parlando del mercato di gennaio. Assolutamente. Vi faccio vedere un'altra cosa, vi faccio vedere prima di andare avanti con le immagini, vi faccio vedere, vi ricordate un paio di settimane fa, adesso non ricordo, dopo la partita contro il Palermo mi feci vedere che il Teramo ha fatto una ottima partita giocando su 46 metri. Sapete in quanti metri è stato con il Monopoli? Ancora meno, in 40 metri, una squadra strettissima, l'andiamo a vedere. In 40 metri, una squadra compattissima, però vedete che poi tutto sommato, queste sono, ripeto, posizioni medie, molto lontano dalla porta. E attenzione, questo è Pinsauti, ma quando entra Gerbi, Gerbi è questo qui, cioè siamo veramente lontanissimi come posizioni medie dalla porta del Monopoli. Questo spiega perché poi fondamentalmente sì, mancherà in porta anche non ci arrivi mai. Come? In porta non ci arrivi mai. Non ci arrivi mai. La cosa che mi ha colpito, non qui nella prima schermata che hai mostrato, sì la compattezza, ma praticamente te la faccio rivedere, squadra, tempo di ritrovarla. Sulle fasce questa squadra probabilmente fa fatica ad andare, e quando trovi quella densità, ecco, che fanno anche gli avversari, magari per scardinare dovresti cercare, sì è un gioco molto molto convergente, ma che tende a sfruttare molto molto poco le corsie laterali. Peraltro un'altra riflessione, cioè se riguardiamo la classifica, ma il Monopoli doveva venire a Teramo a comandare, a dominare, no. Cioè una squadra che ha quella classifica, ma possiamo parlare della Cavese, possiamo parlare della Paganese, cioè queste squadre verranno a Teramo, sono venute o verranno a comandare il gioco? Beh, ci sono dei valori, è chiaro che queste squadre vengono a difendersi, poi ci sono quelle che si difendono passivamente e quelle come il Monopoli che invece quando possono ti pungono. L'ha fatto anche la Vibonese non ha fatto una partita passiva,
La Vivonese ha avuto dei momenti della partita dove ha cercato di uscire e di venirti a far male, e c'è riuscita. La Vivonese c'è riuscita, c'è riuscito il Monopoli. Ci sono stati anche degli errori individuali, sia dei difensori, anche del portiere, anche se Lewandowski sta facendo una grandissima stagione. Però non può essere, a mio avviso, la risposta: è difficile giocare con chi mette tutti i giocatori dietro la linea del pallone. Intanto, appena posso, ripartono, e lo hanno fatto anche con efficacia. Però con l'andare avanti della stagione è compito anche dell'allenatore cercare di trovare delle soluzioni per affrontare questo tipo di squadre. Lo stesso Federico ci ha detto: noi con le squadre chiuse soffriamo, con le squadre che giocano di più la palla, che sono le squadre mediamente di alta classifica, riusciamo a sviluppare meglio il nostro gioco, perché queste squadre esaltano le nostre caratteristiche. Bene, mi viene da pensare che, anche in riferimento al discorso che faceva Andrea De Aloisio, è importante in queste partite intanto un po' variare il gioco e, se possibile, cavalcare anche le fasce laterali, ma è importante la giocata anche del singolo, è importante l'uno contro uno, è importante quando c'è densità che un Costa Ferreira, un Bombaggi... Allora Andrea, vedere questa cosa, perché sarebbe stata la mia seconda proposizione di immagini. Certo. Perché quando il Teramo, prima abbiamo fatto vedere il tentativo di Santoro dopo il giro palla di andare verticale, guardate, puoi continuare a spiegare, guardate quante verticalizzazioni, allora inizia una ragnatela di passaggi sempre, guardate quante verticalizzazioni, non che ha sbagliato come vi facevamo vedere contro la Viterbese, no, quante verticalizzazioni arrivano su un giocatore marcato che è diverso. Sì, perché la verticalizzazione, se la prepari, è chiaro che quando c'è uno sviluppo contro una squadra così schierata devi preparare la verticalizzazione, non ci sono tanti spazi. Se devi ripartire, puoi buttare la palla davanti, verticalizzi e trovi spazio. In questi casi trovare spazi è molto difficile, allora o ci deve essere una preparazione paziente che fa destabilizzare la fase difensiva altrui e vai a fare l'infilata con il giusto tempismo, altrimenti, ripeto, è difficile. A quel punto cercare di cambiare anche un po' il gioco, andare sulle fasce, ma ripeto, soprattutto cercare anche con le qualità tecniche di determinati giocatori andare all'uno contro uno, creare superiorità numerica saltando un avversario, sfruttare quel vantaggio di saltare un uomo per poi fare la giocata successiva. Cioè, evidentemente i giocatori di qualità, anche per i motivi che abbiamo spiegato, che lo stesso Andrea Doriso prima ha ribadito, forse non stanno giocando con le marce altissime, stanno giocando con le marce normali, perché è proprio in queste partite dove trovi l'avversario che si copre molto, è importante anche la giocata del singolo, del centravanti o, visto che il Teramo non ha un centravanti di spicco, dei giocatori di qualità. Abbiamo parlato, e qui chiudo, abbiamo parlato anche qualche settimana fa, abbiamo fatto vedere la punizione di Bombaggi, una punizione non so se a Viterbo, ecco, procurarsi una punizione, far sì che Bombaggi la calci bene, quella è un'altra arma. Però il Bombaggi di questi 2-3 mesi evidentemente non è il Bombaggi solito, e magari anche la punizione, sua arma letale, lui non riesce a sfruttarla perché magari manca quel qualcosa in più. Quindi probabilmente sono queste le reali motivazioni per cui una squadra chiusa viene a Teramo e riesce a creare queste insidie alla squadra di Pace. Eh sì, queste che vediamo le rivediamo. Voglio un commento anche da parte di Ania, che come Francesco era allo stadio. La sensazione l'abbiamo fatta rivedere, perché era proprio diversa dalla partita con la Viterbese. Qui vediamo giocatori sempre marcati strettamente, anche il rimpallo viene poi aggredito, non è come la gara del Rocky dove ci furono dei lancioni che erano per nessuno. Infatti il Monopoli ha il merito di essere una squadra organizzata, non credo che sia un demerito essere stata chiusa poi fino a un certo punto e cercare appunto di ripartire quando possibile. Tra l'altro mi ricordo negli ultimi 20 minuti della ripresa, quando insomma il risultato era solo 1-1, più il Monopoli che il Teramo,
non ha creato granché, a dire la verità. Però comunque un possesso palla maggiore, una propensione maggiore rispetto a Teramo, il Monopoli anche nel finale di partita lo ha avuto. Dal campo a volte si è avuta, domenica, la sensazione che queste verticalizzazioni che tu stai facendo vedere siano state un po', oddio, non so che fare, lancio la palla in avanti, sperando che possa accadere qualcosa. Però effettivamente, se vai a guardare, cioè, chi è che può spizzare la palla di testa lì davanti? Pinzauti, sì, ok, però non è che ha questa grande struttura. Ha un buon calcolo del tempo di inserimento, magari riesce a colpire la palla con i tempi giusti, però poi davanti anche a difese strutturate fa fatica. Chi è che può saltare l'uomo? Bombaggi, e Bombaggi in questo momento non sta benissimo. Certo. Non ti puoi aspettare che Costa Ferreira salti l'uomo, perché non è nelle sue caratteristiche. Chi può saltare anche l'uomo è Mungo, ma in questo momento non c'è, infortunato, quindi non te lo puoi ovviamente aspettare. Altrimenti gli altri che hanno la qualità di saltare l'uomo e creare, di andare uno contro uno e creare comunque dei pericoli, sono Kappa e Di Francesco. Però poi dipende anche dalle condizioni di questi ragazzi, quindi dipende dalle qualità che tu vuoi dare alla squadra. Giochi con il 4-3-3, ma alla fine i due esterni con i quali giochi, forse solo uno davvero ha la capacità di saltare l'uomo come propriamente un esterno può fare, e il centravanti non ha le caratteristiche di un vero e proprio centravanti, ma è più un attaccante che cerca di fare manovra, più un regista offensivo, ecco, come magari piace a Paci, che dà una mano anche in fase di non possesso. Quindi sono tutte cose da considerare per magari trovare altre motivazioni a questa carenza nella fase di costruzione, secondo me. Un altro aspetto, scusami Jacopo, un dato è certo, secondo me, un aspetto che Paci deve adesso, sul piano squisitamente della manovra, sul piano tattico, parlandone con i giocatori, provando e riprovando, deve inventarsi, tra virgolette, qualche soluzione per partite come quella con il Monopoli e con le altre che ci saranno, con squadre che verranno a Teramo a giocare, ma anche quando le affronti fuori casa. Non è detto che fuori casa trova una squadra che, siccome gioca in casa, ti aggredisce. Sapendo le difficoltà che hai, ti lascia la palla per provare poi a colpirti. Una volta si riceve in contropiede, adesso nelle ripartenze o nei capovolgimenti di fronte. E poi cercare, primo aspetto, questo l'avevo già detto prima della partita di due o tre partite prima. Non me la conti giusta, perché l'hai detto e poi guarda caso è arrivato il 4-3, quindi sapevi qualcosa. No, ti giuro, no. Ah, okay. Dissi pure in trasmissione, so che sta provando, gli allenamenti non ci si può andare, quindi okay. Se no... Dai che devo andare in pubblicità, che Maurizio altrimenti mi va bene, ci prendiamo. Hai fatto volare un drone, Francesco? Hai fatto volare un drone? No, potevi fermare. Francesco, poi torno da te, perché poi ti faccio vedere tante altre cose che riguardano anche modulo e quant'altro, tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo. Durante la pubblicità, Francesco, tu ti stavi focalizzando sui duelli persi. Te li faccio vedere. Anche, stavamo parlando dei vari problemi attuali del Teramo. Fermo restando, è meglio che lo ribadiamo, che proprio di colpo qualcuno a casa si sveglia, sente quello che ci va a dire e mandi messaggi. Okay. E criticate una squadra che è sesta in classifica. No, si sta analizzando tutto il campionato, come ha spiegato Andrea Di Augusto all'inizio. Te li faccio vedere. Ti faccio vedere i duelli, guarda. Voglio ricordare, stiamo comunque parlando e non criticando, analizzando il campionato del Teramo alla luce purtroppo degli ultimi tre mesi, ecco, che sono negativi. A me quello mi sembra stubuto, come che si chiamava quel gioco di una volta? Allora, la prevalenza verde sono i contrasti vinti dal Monopoli, che chiaramente insomma ha un 57% rispetto al 43%, quindi una leggera prevalenza. Aggiungo, scusa, mi permetti, perché ogni tanto mi ricordo di qualche insegnamento di tanti allenatori che ho conosciuto. Un conto, poi tra l'altro nell'analisi, quando agli allenatori conviene fare questo genere di analisi, poi come si chiama questa storia che ci stai facendo vedere? Questi qua della partita, il report. Bravi, il report della partita una volta era diverso, o anche nemmeno si faceva, ma comunque giustamente l'allenatore ti dice: un conto se io i contrasti li perdo
lì alla linea, sì, centrale, un conto se li perdo sulla tre quarti, un conto se li perdo in possesso di palla, un conto se li perdo in ripartenza, un conto se li perdo al limite dell'area avversaria, capito? Quindi qua noi possiamo anche vedere che il 70% li ha presi il Monopoli, ma bisogna vedere la qualità dei contrasti. Resta il fatto che col Monopoli, e tante altre volte è capitato con altre squadre, i contrasti li perdiamo tutti quanti, ossia i rimballi, le palle, piede, palle e piede. Una cosa. Guarda, ti faccio vedere la pressione di grandissimo livello che ha fatto il Monopoli. Siamo sempre nel primo tempo, Guarda qua, dialogo tra i due di difesa, gli attaccanti sono già schierati, attenzione. Guarda là. Allora, fermiamoci un attimo qui, c'è il velo che è un grande velo di Viero, però attenzione, qualora toccasse il pallone c'è già, forse non è Viero, è Costa Ferreira, c'è già un giocatore che potrebbe andare ad accorciare sull'appoggio di Viero, di Costa Ferreira all'indietro per Viero. La palla passa, ma c'è già alle spalle un giocatore marcato. Andiamo avanti. Vi faccio vedere contrasto qui su Costa Ferreira. Non basta, l'azione va avanti, il rimpallo favorisce Pinzauti che viene anticipato da un altro giocatore. E non basta, ce n'è anche un altro. Ecco, e noi questo atteggiamento qui l'avevamo visto del Teramo, e chiedo a Andrea De Aloisio, l'avevamo visto nel Teramo a Palermo, all'inverso. Sì, vero, sì. Sì, infatti la partita di Palermo sostanzialmente il Teramo, almeno a mio giudizio, insomma, l'ha interpretata bene, così come deve fare una squadra in trasferta. Perciò mi meraviglio del sentire Paci che dice che il Monopoli è venuto solo a chiudersi. Queste immagini confermano tutt'altro, almeno a parte che già in presa diretta io questa impressione, così come anche voi, l'avevamo un po' tutti quanti avuta. Cioè il Monopoli è venuta con il chiaro intento di riportare a casa il pari schierandosi in maniera organizzata, bloccando tutti i giocatori del Teramo al momento giusto, sempre marcati stavano. Da queste immagini si vedono i giocatori sempre marcati. Quindi una partita preparata a tavolino, come è giusto che debba fare un allenatore quando va a affrontare una squadra avversaria, con le mosse e che lo contromosse giuste proprio per bloccare il gioco, il fulcro del gioco proprio teramano. Io tutto sommato ho visto un Monopoli molto organizzato, cioè una squadra che mi ha fatto una buona impressione in fase difensiva, ed è una squadra che poi, se andiamo a vedere anche le poche azioni da gol che ci sono state più di marca ospite che di marca tera. Almeno Andrea, aggiungo nelle immagini che abbiamo visto poco fa, gli ultimi due di quel flash di immagini, gli ultimi due contrasti vinti, il giocatore del Monopoli è dietro al giocatore del Teramo, parte prima, è più veloce ed è più rapido, in sintesi è più reattivo, da secondo diventa primo. Francesco, ti fanno una domanda, secondo te, da casa, non io. Secondo te, ti chiedono, abbiamo, ovviamente parla un tifoso del Teramo, abbiamo il peggior parco attaccanti del girone e di tutta la Lega Pro? Mi verrebbe quasi da dire sì, ma ripeto, senza dare la croce addosso a Pinzauti, che su un piano squisitamente di utilità ai fini della squadra, esce sempre, come posso dire, sufficiente o quasi, ossia non fa danni, non è dire l'attaccante. Io l'altra sera, parlando con un amico, ho detto, pure tifoso del Milan, ma te lo ricordi tu che al Milan noi abbiamo preso una frega di fenomeni, infatti abbiamo illuminato il mondo e l'Europa, e non facendoci vergognare come altri che vincono 10 campionati e poi mentre fanno le figuracce in Europa. Su tematiche che possono portare la trasmissione alle 22:30. Non devono portare a niente, questa è storia. Maurizio mi uccide. Fermo, questa è storia, gli dicevo, eppure abbiamo preso pure delle ciofeche. Io ho detto, te lo ricordi? Non mi ricordavo il nome. Come si chiama? Quello a Volma, l'ha detto. Calloni, bravo! Quel Calloni si mangiava 3-4, ma quando si dice si mangiava, ossia sbagliava 3-4 palle gol. A Pinzauti nemmeno capita di sbagliare 3-4 palle gol. Ecco, secondo questo non ha le caratteristiche della prima punta. Gerbi è un ragazzo, e secondo me, se continuiamo così, se riusciamo a stare tra le prime 10,
comincia a essere un miracolo quasi, a meno che di colpo riandiamo a 100 all'ora come siamo andati nei primi tre mesi. E con questo non dico che la preparazione è sbagliata o è stata mirata, non entro nel merito, ma dico semplicemente che prima la preparazione bisogna avere delle competenze per valutare. Appunto, infatti sto dicendo, io non entro nei cose della preparazione, per quello ho detto prima, comunque eravamo diciamo più reattivi, però eravamo più rapidi, più veloci, un dato inoppugnabile, assolutamente. Ragazzi, vi faccio vedere una cosa, non facciamo in tempo, ma tanto lo abbiamo già mandato ai nostri telegiornali, quello che ha detto, una cosa interessante, Arrigoni in conferenza stampa ha detto ci mancano i due punti con la Vibonese. Allora io ho preparato una schermata, perché secondo me non mancano solo quelli di punti, secondo me sono sei le partite da andare a valutare, e voglio chiedere ad Andrea, Ania, Francesco e poi Andrea De Luisio, quale di queste, una o più di una, se siete d'accordo con Arrigoni che è quel 2-2 del 6 dicembre, oppure se ce ne sono altre che non che manchino in maniera assoluta, cioè che il Teramo forse avrebbe potuto fare qualcosina di più per uscire con qualche punticino. Andrea. Sicuramente tante partite mancano all'appello, tanti punti mancano all'appello, ma la responsabilità è del Teramo. Non penso che si possa impostare il discorso che sia stata sfortuna, insomma, mala sorte, chiamiamolo come vogliamo. Se il Teramo ha affrontato delle squadre, ad esempio la Viterbese, ad esempio la Cavese, ha fatto meno punti del previsto, o anche meno punti di quello che il gioco avrebbe potuto far presupporre, perché poi attenzione, determinate partite, non è che, ma lo stiamo dicendo, non è che il Teramo le abbia giocate chissà quanto bene, certamente in alcune di queste si poteva raccogliere anche qualcosa in più, però mi sembra un discorso troppo riduttivo. Diciamo che io allora te ne faccio partita, scegliere una. Io sulla singola partita ci posso anche stare, ma quando il discorso noi lo proiettiamo come lo stiamo facendo su tre mesi di campionato, su 12 partite, cade un po' tutto. Cioè, ripeto, sulla singola partita noi possiamo stare a vedere, magari poteva andare in un certo modo, hai preso un punto, potevi prenderne tre e due punti invece li hai lasciati lì su quel campo. Mi può stare anche bene, ma se noi allarghiamo il discorso a tre mesi di campionato, insomma, va fatta un'altra analisi, e i giocatori in primis devono, così come la società, così come lo staff tecnico, devono capire perché con Ternana Teramo è iniziata un'altra stagione del Teramo, e le doti giustamente decantate di questa squadra in quelle prime partite si sono perse dopo. Quindi io a questa visione un po' nel dettaglio, nel particolare di ogni singola partita, e individuare quella ci sto poco. Secondo me è più giusto che anche loro diano uno sguardo d'insieme a tutto il periodo. Vi faccio scegliere la partita anche a voi, perché Andrea ha fatto un discorso di carattere più generale sui tre mesi, però Ania, Andrea, Francesco, vi faccio scegliere la partita se siete d'accordo con Teramo Vibonese, oppure se tra quelle sei un'altra secondo voi è la partita dove i punti sono stati buttati al vento. Ania, Francesco, Andrea. Ma no, sulla partita posso essere d'accordo, però sono ancora più d'accordo sul discorso generale di Andrea. Sulla singola partita di scelta da Arrigoni posso essere d'accordo, perché magari partita soprattutto al Bonolis, Vibonese, insomma, per come è andata il pareggio posso immaginare che, insomma, che faccia ancora male al Teramo. Però in generale il Teramo ha fallito, almeno per quel che riguarda la seconda parte del girone di andata, quando avrebbe dovuto più fare punti, cioè nel senso è andata molto bene nella prima parte di campionato contro avversarie quotate, attrezzate e organizzate, e quando avevamo tutto immaginato, insomma, che il cammino potesse essere in discesa contro formazioni più abbordabili, in quel momento il Teramo non è riuscito a trovare soluzioni al fatto di non riuscire a sfondare contro formazioni più chiuse.
chiuse, tra l'altro problematica che poi vediamo se sarà risolta anche nelle prossime gare. Quindi sono più d'accordo con Andrea su un discorso più generale. Capisco che magari in casa Teramo il pareggio contro la Vibonese possa essere ancora sportivamente doloroso. Sì, ma anche il Bari ha lasciato 3 punti a Teramo, perché se uno riguarda quella partita, come sono andate le cose, quella partita è stata vinta sì con merito dal Teramo, però per lo sviluppo che ha avuto quel match poteva tranquillamente vincerlo il Bari, invece il Bari se avesse segnato il rigore di Marras, cioè, magari saremmo a parlare di un'altra partita. Andrea, invece te ti faccio scegliere voglio una partita. Guarda, io se vuoi una partita te la do, però mi dovresti far rivedere il quadro, perché non le individuate dai simboli tutte e 6 le partite, perché ce ne sono state tante in quel periodo. Eccole qua, tutte e 3, esatto, sì. L'1-1 con la Vibonese, il 2-2 con la Vibonese, l'1-1 con la Cavese e l'altra invece l'1-1 con il Monopoli. Con il Monopoli, ecco perché non riuscivo a riguardare. Sicuramente direi quella con la Cavese, perché la Cavese, se non vado errato, era ultimo in classifica quando venne sì. a Teramo, quindi insomma è sicuramente la squadra che più di tutte è riuscita a ottenere punti in più rispetto alla posizione di classifica che aveva. Io il quadro non l'ho ben identificato, però per esempio tra le partite in cui ci si sarebbe dovuto aspettare qualcosa in più dal Teramo, penso per esempio alla trasferta di Bisceglie, dove persa sì. Bisceglie, cioè insomma il Bisceglie nelle ultime 12 partite, considerando i 3 punti che ha fatto con il Teramo, ha fatto solo 9 punti. Ciò significa che in 11 partite ha fatto soltanto 6 punti, con il Teramo ne ha fatti ulteriori 3 in una sola partita. Il pareggio con la Cavese, ce ne sono stati troppi stop con squadre di bassa classifica, anche la stessa Viterbese, la sconfitta di Viterbo, cioè il periodo più che individuare una sola partita è sicuramente il periodo, un po' come abbiamo fatto prima, che è da analizzare, cioè le ultime 12 partite nelle quali, al di là della vittoria con il Bari, il Teramo non ha mai vinto, o ha pareggiato o ha perso, anzi ha soprattutto pareggiato, perché ne ha pareggiate veramente tante. Sì. E poi se vogliamo proprio essere fiscali, la partita con il Bari, che è l'unica che ha vinto grazie a San Lewandowski, che ha parato il rigore, perché se il Bari si metteva sul 2-0, poi io non so se il Teramo sarebbe riuscito a poter ribaltare la situazione, insomma, perché poi il calcio è anche fatto di episodi. Ma voglio anche ricordare che prima del calcio di rigore parato da Lewandowski, la partita l'aveva fatta sostanzialmente il Bari, a inizio di secondo tempo ci aveva messo sotto, era meritatamente sull'1-0 e la partita si stava incanalando in un certo modo. Poi benissimo, il calcio è fatto di episodi, grande Lewandowski che ha parato il rigore, bene noi e bravi noi, Andrea, che abbiamo sfruttato la situazione, Andrea, del Bari. Sì. In quella partita, nessuno lo ha detto, ma in quella partita il rigore parato che ha generato l'espulsione del giocatore sì. del Bari di Semenzato su Pinzauti, prima ancora che Bombaggi calciasse il rigore, era già ampiamente dentro l'area di rigore, quindi si è procurato un vantaggio indebito che è stato monetizzato con l'espulsione di un altro rigore. Cioè quel rigore lì andava anche ripetuto, perché è entrato prima e da quell'entrare prima rispetto al rigore ha avuto un vantaggio che poi si è tradotto in un vantaggio doppio. Cioè questo sono poi dei dettagli che nessuno ha colto, ma lì il rigore andava ripetuto. Sì. Francesco, ti faccio vedere il nuovo attaccante, nuovo esterno d'attacco. Ne avevamo parlato la settimana scorsa, vediamo anche il comunicato. Nigel Kieremateng. E questo non ci mancava, un cognome del genere. Com'è il nome? Kieremateng. No, con questo il cognome, il nome. Nigel. Nigel è più serio, uno lo chiama Nigel, dietro la maglia ci scrivi Nigel. Come Nigel Mansell. Come non Nigel Mansell. Bravo, anche perché se per mettere quel cognome ci vuole 2 magliette per farcelo entrare. Oh, però Ania, la buona notizia per domenica è che torniamo sempre sul sito del Teramo, rientrano in gruppo in 4 e non sono pochi: Birigia, Soprano, Vitturini e Viero. Mentre solo lunedì prossimo ci sarà una nuova visita per Mungo, che dunque a Caserta non ci sarà, così come non ci sarà l'ASIC, che è guarito dalla lesione muscolare al bicipite femorale, ma non è
non è del tutto guarito e dunque deve continuare gli esercizi di riabilitazione. Che partita ti immagini e che formazione ti immagini contro la Casertana? Fammi dire. Sì. Anche la settimana prossima ci saranno 3 partite in una settimana, perché magari poi qualcuno di sorpresa. Esatto. Casertana potenza lo stabile. Diciamo adesso, anche la prossima settimana avrà 3 giornate di campionato. Ecco, vai. No, mi aspetto una gara complicata, come già abbiamo detto domenica, perché la Casertana comunque ha vinto 5 gare dalle ultime 7, è una formazione in salute, non ha cambiato moltissimo nel mercato di gennaio, ma ha compiuto comunque movimenti culati, è arrivato un ex giugliese come Del Grosso, che insomma da queste parti si conosce bene, che è stato sempre titolare da quando è arrivato a Caserta. Per quanto riguarda la formazione, tra quei 4 che hai citato che rientra nel gruppo, non so effettivamente chi potrà essere titolare, perché non so quanto il fatto di rientrare domani ad allenarsi con la squadra possa essere poi significativo appunto per partire dall'inizio. Questo poi si valuterà ovviamente con i prossimi allenamenti. Di Vitturini ho il dubbio, ad esempio, che possa partire titolare di nuovo da subito a Caserta, nel caso, non so, immagino un Depite, un nuovo arretramento di Costa Ferrera, con tutti poi i movimenti del caso per cercare di colmare quella lacuna lasciata da Costa Ferrera. Ma sarà solo l'emergenza? Guarda, non so, è un quesito che mi sono posta anch'io oggi, pensando al 4-3-3 della Ternana. Se poi ci ha visto Breda ieri della sera. Casestana. Se poi ci ha visto Breda ieri sera. Quasi quasi un pezzerino ce lo potrebbe anche fare. Non so se ha visto Paci abbastanza segnali positivi tali da portarlo a virare dall'inizio per il 3-5-2, perché è vero che ci sono stati quei 10-15 minuti domenica scorsa in cui il Teramo ha fatto meglio del Monopoli, poi però quell'effetto sorpresa, un po' il Monopoli è riuscito a coprirlo ed è venuto fuori il Monopoli rispetto al Teramo, quindi non so effettivamente quanti sono stati gli effetti positivi del cambio modulo. È una valutazione che sicuramente farà. Però la Casertana gioca con il 4-3-3, quindi mi è più facile immaginare mettersi a specchio, almeno dall'esterno, ecco, dal rigor di logica. Però non so, è una valutazione comunque credo in atto. Dai, sarebbe dai, facci il terzo cambio modulo. Facci la formazione, sarebbe... che ho iniziato a scriverla, dai. Valentini. No, Lewandowski. No, io... Vitturini, immagino. Che alla fine magari riuscirà ad essere di nuovo titolare. Sì. E poi Soprano è un altro dei giocatori che ha avuto qualche problemino e quindi non so se effettivamente ci riuscirà a partire titolare. Io lo vedrei insomma comunque in ballottaggio con Diakité, perché non so, Diakité non ha problemi fisici, ma è un ragazzo da recuperare dal punto di vista psicologico, quindi non so se a questo punto è meglio impiegare Diakité rispetto a Soprano, con Piacentini e Tentardini ovviamente, che non è ormai una sorpresa il suo impiego. Ho un dubbio Diakité Soprano, su Piacentini ovviamente no, su Tentardini no. Vado con una formazione sul 4-3-3. E poi immagino un Santoro, Arrigoni e magari un Ilari al posto di Viero. Ma sì, diversifichiamo. E poi però facendo così mancherebbe un terzo under se insomma si vuole puntare sul minutaggio anche a Caserta, e allora Gerbi al posto di Pinsauti. Germi al posto di Pinsauti, o uno tra Cappa e Di Francesco al posto di Costa Ferrera, perché non lo vedo Paci rinunciare a Bombaggi, neanche con una gamba sola. Quindi mettiamo Bombaggi, Germi, Costa Ferrera. Bombaggi, Pinsauti, uno tra Cappa e Di Francesco, scegli tu. Ok, Pinsauti. Perché Pinsauti gli piace il lavoro che secondo me fa. E Cappa. Giustamente ci scrivono, puta caso, viene un raffreddore a Tentardini, chi ci mette? Vabbè, poi queste... Di Matteo. Sono... Di Matteo. Di Matteo, va bene. Comunque, 4 punti con Palermo, Foggia, Monopoli,
ed una delle poche squadre dei professionisti, vero, imbattute tra le mura amiche. Effettivamente il Teramo quest'anno non ha mai perso. Vediamo il prossimo turno di campionato, che tendenzialmente è più sul sabato, proprio perché poi ci sarà il turno di mercoledì, che vedrà poi il Teramo, se non erro, andare a Potenza, ma non vorrei dire una cavolata. Quindi il Teramo gioca domenica contro la Casertana, e poi a me adesso col Potenza, Jacopo, col Potenza in casa al Bonolis. Potenza in casa, perdonatemi. Ore 15. Errore mio. Dicevo Casertana Teramo, poi ci sarà Teramo Potenza. Il Potenza gioca di sabato, il Teramo gioca di domenica. Io già immagino il post Teramo Potenza. Comunque andranno le cose, il Potenza avrà avuto un giorno in più per riposarsi. Perché questo, poi diciamoci la verità, questo poi è vero che e c'è anche un allenatore di Serie A che si lamenta parecchio su queste cose. Sì, io ne so qualcosa, esatto. Assolutamente. Andrea De Aloisio, per salutarti e ringraziarti, che tipo di partita ti aspetti? Bisogna vedere soprattutto come il Teramo intenderà affrontarla, soprattutto dal punto di vista della gestione. Io non credo che il Teramo in questo momento abbia la forza per andare a imporre il suo gioco in trasferta. A dire la verità, non è che l'abbia avuta tante volte in quest'annata, perché fuori casa i risultati non è che siano tanto spesso venuti, anzi più che altro soprattutto fuori casa sono venuti abbastanza col contagocce, al di là di qualche bel risultato soprattutto nella parte iniziale di stagione. La Casertana non è una squadra malvagia, anzi è una squadra che secondo me non è da inquadrare né tra le prime piazze tipo Bari, Catanzaro, Avellino, Teramo eccetera, ma neanche di bassa classifica. È una squadra che gioca e che lascia giocare. Il Teramo contro il contraccolpo dei 5 gol? Quello è da valutare, soprattutto come potrà scendere in campo dopo aver preso 5 gol dalla Ternana, perché ricordiamoci anche che il periodo di crisi della Teramo è nato proprio da quella sconfitta così secca nel risultato di Terni. Ci potrebbe essere anche un altro caso con la Casertana, magari, questo non lo sappiamo, vediamo un po'. Quindi, insomma, vabbè, la partita non sarà di quelle semplici. Francesco, tu che gara ti aspetti? Perché devi darmi il tempo di ritrovare una cosa, perché adesso, alla fine, devo segnalare una cosa. Che partita ti aspetti, no, seriamente? Che faccia, in virtù delle tre gare di campionato, ci sia un po' più di turnover, secondo te? Sono d'accordo con Andrea, molto dipende da come la imposterà il Teramo. È facile immaginare un po' di aggressività in più da parte della Casertana. Caserta, l'ambiente è quello che è vero che adesso non c'è il pubblico e quindi già è un piccolo vantaggio, però è un campo che una volta veniva chiamato un campo caldo, e quindi il giocatore del luogo si esalta sempre rispetto a una prestazione fuori casa, e quindi credo che dipenderà dal Teramo. Non ho motivo di dubitare che Pace e i suoi collaboratori la prepareranno nel migliore dei modi. Dipenderà dall'atteggiamento in campo mentale dei giocatori. Teramo la settimana scorsa 3 partite, la prossima 3 partite, però tante squadre fanno 3 partite. Poi mi viene da dire, questa settimana con un buon, e questo il preparatore atletico, l'allenatore in seconda e Pace lo sanno molto, ma molto, moltissimo meglio di me, mi si passi. Ma qual è il giocatore a cui tu non rinunceresti mai? Che con un buon lavoro fisico, atletico e mentale, una settimana senza turno infrasettimanale può rigenerare. Qual è il giocatore Qual è il giocatore a cui tu non rinunceresti mai? Beh, mi verrebbe da... Io ho sempre detto Bombaggi, però dopo che ho visto Bombaggi domenica... Però poi che ti devo dire? Là quello se lo lascia, là Bombaggi fa gol e si è guadagnato il rigore, un po' come Costa Ferrera. Se qualcuno provasse a soffiartelo e la tua squadra resistesse, saresti contento? Non ho capito, scusa. Se qualcuno provasse a soffiartelo, il tuo giocatore a cui non rinunceresti mai... E la tua società facesse una pernacchia all'altra, saresti contento? Beh, sì. Ecco, ti faccio vedere questo tweet.
che dedico a due dei tre, non risulta nessun contatto né formale né informale tra la Juve e Barella per indurlo a rompere con l'Inter. E con questo tweet, con cui saluto carissimamente... E io mi dovete scusare, posso? Ma perché era... Volevo salutare i tifosi del Teramo e i telespettatori di TV6, io non vengo più, perché Anna e Andrea, che sono due juventini, basta l'espressione, e Jacopo che è un interista, ossia si può parlare su... Dai, però siamo contenti che finalmente l'anno prossimo il Milan torna in Champions. Hai visto come ti ho portato con ragionamento, va bene. Non sai nemmeno chi è, voi avete fatto le figurate, la mettete in da una, vincendo con 47 scudetti, 54, quando ce la vede, l'Europa ride, se fai silenzio e senti ridere da lontano, e in Europa e nel mondo che vedono per le figuracce della Juventus. Non vi vedo, siete scontati. È stato bello il modo con cui ti ci ho portato. Guarda, però, dai. È stato un ragionamento. Francesco, l'unica Europa che è rimasta al tuo club di riferimento è il Lussemburgo. Ragazzi, abbassate il volume. Io vi ringrazio tutti. Grazie soprattutto ad Andrea Di Aloisio. No, abbassatemi tutti gli... No, guarda, il Lussemburgo, la differenza è l'unica strada che ti è rimasta in Europa. Ma la differenza tra... Mo sto sbagliando io. Devo chiudere, ragazzi, davvero. Devo chiudere. Non sei iscritto all'Europa, Francesco, non puoi parlarne. Devo chiudere, 700 grazie. Abbiamo vinto. Grazie soprattutto. Abbassatemi l'audio. Saluto Andrea De Loisio che mi sente, non può rispondere perché ha l'audio abbassato, però ci puoi salutare con la mano. Grazie Andrea, grazie a tutti voi, ciao a tutti, grazie in regia a Maurizio Da Qui e a Karim Finotti, grazie, li ringrazio, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo tra 6 giorni, martedì nell'orario e nel giorno consueto, a martedì prossimo.